Ciao a tutti i poracci, come procede? Dopo l'annuncio dei due giochi aggiunti all'Instant Game Collection per il mese di maggio, secondo me è giunto il momento di fare un po' il punto della situazione su quello che è lo stato del PlayStation Plus e su come Sony si stia comportando nei confronti della sua utenza. Come al solito, la mia non è una presa di posizione da fanboy, ma ci tengo a portare il mio punto di vista e a discuterne con voi qua sotto nei commenti. Quindi lasciate un like, iscrivetevi al canale se siete nuovi e buona visione! Partiamo subito col dire che l'idea del Plus è una formula molto interessante. Regalare dei giochi per incentivare gli utenti ad abbonarsi a un servizio a pagamento e a rinnovarlo è una mossa vincente, soprattutto se si pensa che la Instant Game Collection era un valore aggiunto non da poco, che aveva tutte le carte in regola per giustificare il costo dell'online play. Infatti, proprio come il Gold per Microsoft, con l'avvento del Plus nel 2010 non si parlava di un semplice rincaro del prezzo, ma di un passaggio radicale da un servizio gratuito a un costo mensile. L'effettiva qualità dei titoli proposti sul Plus aveva addolcito la pillola e aveva consentito una migrazione molto meno dolorosa dell'utenza. Ricordo che quando comprai la PS4 nel 2015 rimasi colpito dall'offerta variegata proposta all'interno del catalogo mensile, che da subito mi permetteva di provare ad esempio Metal Gear Solid 5, Ground Zeroes, un prologo al capitolo principale che, nonostante l'ottimo gameplay, sono stato felicissimo di non aver acquistato a prezzo pieno. Il servizio però è stato sempre accompagnato da un bel po' di critiche. Ora, è impossibile accontentare tutti quanti e la voce di chi si lamenta sarà sempre più forte di chi è soddisfatto. E se da una parte è vero che raramente si sono visti dei AAA sul Plus a pochi mesi dalla loro pubblicazione sul mercato, l'offerta era così varia da poter accontentare gran parte dei giocatori. C'è però qualcosa che decisamente ha smesso di funzionare negli ultimi anni, più o meno da quando l'offerta della Instant Game Collection è stata limitata a due soli giochi mensili per PlayStation 4. Con la definitiva messa in pensione di PS3 per anzianità e PS Vita per abbandono del campo di battaglia, al calo quantitativo di titoli offerti non è corrisposto un incremento qualitativo, anzi, se ripenso agli ultimi mesi di Plus, i pochi titoli degni di nota sono stati rappresentati da giochi sì interessanti, ma abbastanza datati, se non addirittura così popolari e in ritardo rispetto alla loro uscita da essere già stati giocati da tutti. E se il 2020 si è aperto con l'inclusione di Goat Simulator, che poteva essere vista come una sorta di trollata da mettere accanto al ben più corposo Uncharted The Nathan Drake Collection, titolo che comunque rappresenta una raccolta di tre remastered appartenenti alla generazione precedente, con il mese di maggio abbiamo avuto la conferma definitiva che Sony sta lasciando morire il Plus. Sì, perché presentare un'offerta composta dai soli Cities Skyline e Farming Simulator 2019 è per forza una scelta controversa che non farà che deludere la fanbase e provocare la derisione da parte dei detrattori. Non che siano dei titoli malvagi in senso assoluto, ma sono chiaramente rivolti ad un pubblico di nicchia, mentre il Plus è presentato come un bonus potenziale che possa gratificare tutta l'utenza PS4. Com'è possibile quindi giustificare questa noncuranza da parte di Sony? Secondo me è legato tutto al passaggio generazionale in atto. L'azienda giapponese è in leggera difficoltà per quanto riguarda la comunicazione relativa a PS5. Si pensi allo scivolone del reveal del logo, alle conferenze interminabili di Cerny o anche l'aver deciso di presentare il DualSense attraverso un post sul PlayStation Blog, una modalità estremamente antiquata per uno dei leader del settore. Sebbene PS4 abbia ancora molto da dire e i prossimi mesi probabilmente saranno tra i più importanti del ciclo vitale della console, con The Last of Us Parte 2 e Ghost of Tsushima pronti a lasciare il segno, la sensazione è che Sony abbia gettato un po' la spugna, sicura della forza del brand PlayStation, che può permettersi dei mesi flosci senza andare ad intaccare la fiducia della fanbase. Certo è che se la strategia di Sony è ancora quella di differenziarsi dai competitor attraverso la potenza delle sue esclusive, non può ignorare e lasciare andare il discorso del Game as a Service, uno dei principali terreni di scontro su cui si consumerà la rivalità con Microsoft. La casa di Redmond ha dimostrato quanto la qualità dei servizi offerti possa incidere sul gradimento di un brand, e il successo di iniziative come il Game Pass dovrebbe essere un bel campanello di allarme per Sony, che però a questo punto deve sfruttare il periodo di transizione per rielaborare veramente la sua offerta. Spero quindi che con PS5
arrivino anche delle novità concrete sul Plus e il Now, servizi che hanno bisogno di compiere il salto di qualità se la casa di PlayStation vuole continuare a mantenere la sua posizione di predominio sul mercato. Anzi, perché no? Così come ho ipotizzato per Microsoft, mi auguro in una riorganizzazione generale dell'offerta, magari con l'inclusione di un nuovo servizio che unisca in un unico abbonamento sia il Plus che il Now, non solo per ridurre il costo totale, ma anche per semplificare l'eccessiva frammentazione degli abbonamenti mensili di cui ormai è difficile tenere traccia. Quindi, nonostante una strategia comunicativa che lascia un po' perplessi e alcuni mesi deludenti di Plus, ho ancora molta fiducia in Sony e sono convinto che nei prossimi mesi ne vedremo delle belle. E voi ragazzi cosa ne pensate? Siete rimasti delusi dal Plus? Oppure per voi è semplicemente un servizio aggiuntivo, un bonus, un qualcosa in più che non incide più di tanto sull'esperienza ludica che avete su PlayStation 4? Mi raccomando, fatemelo sapere nei commenti. Intanto, se il video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi al canale se siete nuovi. Io sono il Poro Michele, in abbonamento, ciao!